Siamo Gesù, dentro quest'ostia c'è un cuore palpitante di amore. Noi non vediamo questo cuore, ma crediamo che questo cuore qui, aperto, grondante di sangue, fiammante di amore per noi, i nostri occhi sono chiusi, però la realtà è più grande di quello che vede nei nostri occhi, la realtà che al di là dei nostri sensi, ma è una realtà stupenda, misteriosa. Il tuo cuore palpita di amore per noi, il tuo cuore aperto. Oh Gesù, siamo nel mese del tuo cuore. Tu rivelasti ai tuoi santi le ricchezze di amore del tuo cuore. Fa sentire anche a noi questa sera l'immenso amore del tuo cuore per noi, la tua compassione per noi, la tua misericordia per noi. O cuore di Gesù, aperto a noi, noi ti adoriamo qui in questo santissimo sacramento. Vivo e vero tu sei in questo sacramento dell'altare e il tuo cuore umano palpita proprio in quest'ostia benedetta. Noi non lo vediamo, ma sappiamo con sicurezza, la sicurezza della fede, che il tuo cuore è palpitante qui di fronte a noi. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Santissimo e divinissimo sacramento, Dolce cuore del mio Gesù. fa che io ti ami sempre più. Signore Gesù, era stato scritto nel profeta Zaccaria, guarderanno colui che hanno trafitto. Tu sei stato trafitto per noi, e adesso tu ci dici, venite a me, o voi tutti, affaticati e stanchi. Venite a me, voi tutti, che avete dei pesi sulle vostre spalle, voi tutti spossati, venite a me, guardate il mio cuore. Guardate il mio cuore, imparate da me, che sono mite e umili di cuore, imparate dal mio cuore ad essere miti ed umili, e allora il vostro peso sarà leggero, il vostro giogo sarà suave. Sì, o Signore, questa sera noi vogliamo guardare a te, mite ed umili di cuore, e vogliamo venire a te per imparare da te, e allora la nostra spossatezza sarà cambiata in leggerezza. Allora i nostri pesi saranno leggeri, il nostro giogo non ci peserà più, allora il nostro cuore sarà nella pace e nella gioia, perché tu hai preso su di te tutte le nostre miserie, tutti i nostri pesi. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Santissimo e divino. Oh Signore, tu ci dici, voi tutti affaticati e stanchi, voi tutti sforzati, voi tutti che avete il cuore stanco dal lungo camminare, voi che siete stanchi di aspettare, voi che siete stanchi nel lottare, venite a me. Voi che siete stati nel dolore e nel pianto e avete il cuore afflitto, voi che avete il cuore spezzato per i dolori subiti, voi che avete il cuore ferito, il cuore piegato per l'ingratitudine degli altri, voi che siete amareggiati di cuore, perché avete gustato il fiele della parola umana, della parola che avvelena, voi tutti che avete l'amarezza nel cuore, venite a me, voi tutti che vi siete smarriti lungo le strade, avete smarrito la via, voi tutti smarriti di cuore, venite a me, voi tutti languidi. Voi che non ce la fate più a camminare, venite a me. Voi tutti delusi nelle aspettative, voi delusi dai comportamenti familiari, dei comportamenti degli amici, venite a me. Voi tutti che in qualsiasi maniera soffrite nel vostro cuore e avete il cuore trafitto, adorato, squarciato, venite a me.
il mio cuore squarciato per voi, il mio cuore afflitto per voi, ma il mio cuore largo, nel mio cuore c'è posto per tutti. Il mio cuore è la casa del Padre, è la casa vostra, venite a casa vostra, riposate nel mio cuore e troverete pace per gli animi vostri. Sento il mormorio di tutti quanti germani in mezzo a voi, che senti il vostro mormorio, il vostro languore, guidate a me, povero mio, e io vi esaudirò. Il vostro dio giunge nel mio cuore si apre a voi, io sono il vostro dio che vi consola. Torrente di grazia, scendere dal mio cuore su di voi, un fiume in piena, scendere dal mio cuore su di voi, gridate, gridate, fate sentire il vostro lamento, il vostro pianto, che vuole il vostro Dio. Apri il tuo cuore, popolo mio, verso torrenti di grazia, il mio cuore su di te. Apri il tuo cuore, popolo mio, ti ascolti il tuo lamento, il tuo grido di oppressione, e giù le orecchie, e ti amando il mio liberatore, perché sei io il libero. Io vi sciolgo nelle vostre catene, io vengo in mezzo a voi, verso l'odio e la misericordia dei vostri cuori. Grida ancora più forte, popolo mio, il mio cuore è aperto verso di te, il mio cuore si apre, il mio cuore è aperto, fiamme di amore scendono da me, gridate a me, io sono in mezzo alle vostre pene, io sono nelle vostre case, io sono nei vostri errori, io sono nelle vostre malattie, io sono nei vostri lamenti, io sono il Signore, che capisco con voi e sono in voi. Ancora un po' che vedrete, ancora un po' che vedrete, povero mio, povero del mio cuore. E faccio io una cosa nuova, proprio ora che ormeia, ma non me ne accorge. Aprite gli occhi, cosa nuove fa il Signore, e qui in mezzo a noi. La 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 la
mio cuore c'è posta per noi, il mio cuore largo c'è posta per tutti voi. Pensate le lacrime nelle mie palme, nelle mie mani, io raccolgo le vostre lacrime, io bevo le vostre lacrime, io sono il vostro Dio, io sono il vostro Dio. Anche quando tutti si dimenticassero di voi, io non mi dimenticherò mai di voi, popolo mio. Io sono più che una madre, più che un padre per Israele, io sono il vostro Dio, colui che li ha creato. Alleluia! Alleluia! Versare fiumi di amore su di voi, vedete, vedete, vedete il mio cuore aperto, questo è il mio verso, torrenti di consolazioni di amore, io sono qui in mezzo a voi, credete al mio amore, credete al mio amore, credete al vostro Dio, in me non c'è menzogna, c'è verità, in me c'è amore. Unicamente amore e misericordia per voi. E adesso perdonatevi gli uni gli altri, non vi mettiate di mancanza di amore, io vi ho perdonato. Perdonatevi gli uni gli altri, perché la mia guarigione essendo su di voi. Non conservate il rancore per il vostro fratello, non ricordate più le cose passate, le cose antiche, cose nuove germoglieranno dentro di voi. La mia salvezza essendo in mezzo a voi. Perdonatevi, amatevi gli uni gli altri, scordatevi il male ricevuto. Benedite coloro che vi hanno maledetto, benedite Dio, vi benedirò, io sono il Signore che vi parlo. Sono colui che è vivo e anche voi vivrete. Io sono il vivente in mezzo a voi. Io ho vinto la morte. L'ho vinta per me, l'ho vinta per voi. Io sono il padrone della vita. Io vi do la vita. Credete in me
e vivrete. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue non vedrà la morte in eterno. Mangiate il mio corpo, bevete il mio sangue e vivrete. Non state lontani da me, avete la salvezza in mezzo a voi. Venite ogni mattina alla fonte della grazia, mangiate e bevete, e tutta salute e tutta vita per voi. Abbiamo avuto queste belle esperienze questa sera, un'esperienza nuova. Gesù è venuto qui in mezzo a noi e non è venuto solo, è stato accompagnato da tanti e tanti, da tanti santi qui in mezzo a noi, tutti i santi dell'Eucaristia. Gioiamo questa sera, fratelli e sorelle, perché il nostro Dio è venuto a visitarci. Alleluia! E adesso se c'è qualcuno che ha da rendere grazie al Signore, la rende volentieri. Oggi è venuta una persona e ha depositato un bigliettino, darà poi tutta la documentazione. Perché sta fermando un tumore in una donna all'ovaio, poi sta toccando la retina di una persona, di una donna pure, e sta toccando anche l'orecchio, c'è un'otite in un uomo. Ringraziamo il Signore per due ciste che scompaiono questa sera stessa. Benediciamo il Signore perché sta consolando una persona che si sentiva oppressa, l'oppressione scompare e la persona si sente consolata. Ringraziamo il Signore nelle molte piccole guarigioni che sta concedendo in questo momento, sta toccando un po' gli organi di molte persone e tanti dolori già spariscono. È una giornata di consolazione che il Signore concede e anche del ristabilimento della salute fisica. Glorifichiamo il Signore e chi si è sentito toccare i reni, il femore, alle ossa, chi ha sentito come un peso scrollarsi dalle spalle, chi ha sentito una fiamma dentro il petto e sciogliersi alcuni dolori che la tormentavano, benedica il Signore. E adesso porteremo Gesù qui in mezzo alla folla, gridati a Lui, e non c'è bisogno di annunziare le guarigioni, dovete essere voi a testimoniarle, perché ci sono parecchie guarigioni questa sera, non così annunciate, ma che potete voi mettere così in elenco e potete anche testimoniarle la prossima volta, perché questa sera è una giornata particolare, non sappiamo perché.